Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo nuovissimo video vi farò vedere la mia collezione di petardi. Passeremo dal più piccolo fino al più grande, dal più scarso fino al più forte. Allora, cominciamo. Tra i più piccoli troviamo i miniciccioli. Questo qui è il tipico minicicciolo che conosciamo tutti. Da 0,10 della Star Comet. Insomma, un bellissimo minicicciolo, testina, colore pink, bellissimo. Poi ovviamente vi faccio vedere la scatola. E niente. Passiamo al Sandokan. Il Sandokan è un petardo da 0,15, abbastanza recente, anche lui a testina. Questo qui è il pacco che ha. È stato prodotto all'incirca 2 anni fa. Poi abbiamo il Magnum. Da 0,15, un po' deludenti, però sempre divertenti se ci si vuole cazzeggiare un po'. Questa qui è la scatola. Poi abbiamo i Baby Magnum, questi qui, veramente bellissimi. Cioè, ovviamente non sono stati fabbricati un granché, quindi, però ovviamente fanno una bellissima botta rispetto ai petardi che producono oggi. Spettacolari, guarda. Spettacolare. La scatola è questa qui. La grammatura non c'è scritta, ma io propongo che sia di all'incirca 0,30 o 0,40. 100 pezzi. Prima si producevano le scatole da 100 pezzi, adesso da 20. Che peccato. Allora, Little Cobra 2. Abbiamo questi qui. A 0,30. Miccia e Spoletta. Un petardo molto sicuro. Questa è la scatola della Di Blasio Elio, bellissimi. Poi abbiamo i Cobra P1, anche questi qui della Di Blasio Elio, da 0,50. Dovrebbero prendere il posto dello Zeus, però secondo me lo Zeus rimane sempre più potente. Questo qui a testina marrone, il mio preferito. E poi abbiamo l'edizione a testina nera, che a me non piace per niente, proprio perché la testina nera sporca un sacco. Questa qui è la scatola. Questa qui deve essere di quelli con la testina nera, mentre questa qui è un'altra edizione, è per quelli con la testina marrone perché è più scura. Allora, poi passiamo ai Doom Boom 120 decibel, uno dei petardi più belli mai stati prodotti. Guarda, è spettacolare, lo adoro, è bellissimo. Spettacolare. Si mette qui. Da 0,50 anche questo. Poi passiamo agli Zeus. Questi qua erano. Aspetta, dovevo farvi un attimo vedere la scatoletta, quasi dimenticavo. Questa qui è la scatola dei Doom Boom, 120 decibel, 120 dB, chiamateli come volete. Poi gli Zeus, questi qua sarebbero l'edizione più vecchia. 0,50 anche questi. Questi ragazzi, non, ness nessun petardo di tutti questi può prendere il posto di questo qui. Prodotto nel 2012. Insomma, erano una potenza. Purtroppo non li producono più. Poi abbiamo quest'altra edizione qui, che sarebbe un po' più recente, che è stata prodotta nel 2013, che a me piace di più perché ha un colore più vivo rispetto alle altre. Vi faccio vedere tutte e due. Belli, proprio tipico Magnum, perfetto. Semplicemente devo dire questo, sono spettacolari. Poi abbiamo i Thunder, questi qui li conosciamo già tutti, famosissimi, belli forti, da 33 grammi. Fortissimissimi ragazzi, uno dei miei petardi più preferiti.
preferiti di sempre, insomma. E niente, questa è la mia collezione. Un giorno, se volete, vi porto anche il test di tutti questi. Ora non credo che sparerò questi perché sennò la gente ovviamente si arrabbia. E niente, ragazzi, vi saluto e ciao. Lasciate un bel like soprattutto.